me ascoltare i lavoratori è un dovere, non è un passatempo e lo faccio prima del voto e dopo il voto. Mi chiedo di intervenire subito per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas e su questo non ci fermiamo fino a che il governo e l'Europa non ascoltano e non intervengono, perché è una vera e propria emergenza nazionale come lo fu il Covid. Quindi bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas significa salvare posti di lavoro. E poi la totale condivisione di una battaglia di civiltà: fermare la legge Fornero, azzerare la legge Fornero, cancellare la legge Fornero, restituire il diritto alla pensione a milioni di italiani e il diritto al lavoro ad altrettanti giovani. Creare lavoro vuol dire restituire il diritto alla pensione a chi fatica da 41 anni in fabbrica, a scuola, in negozio, cancellando la legge Fornero, e aprire gli spazi di lavoro ai giovani. Ed estendere la tassa semplice piatta ridotta del 15%, che oggi aiuta partite IVA e autonomi, al lavoro dipendente, alle famiglie e ai pensionati, ovviamente partendo da chi guadagna di meno, quindi con un tetto massimo lordo di fatturato di non più di 70.000 euro al nucleo familiare. Qualcuno dice che l'autonomia può aspettare, l'autonomia allo Stato costa zero, anzi fa risparmiare lo Stato e aiuta i cittadini, a nord come a sud, a Milano come a Bari. Se a livello locale una regione, un governatore, un sindaco pensa di spendere meno per offrire un servizio migliore, quello che risparmia rimane sul territorio. Quindi non si porta via niente a nessuno, ma si rende l'Italia un paese più moderno, efficiente. Quindi non è una battaglia della Lega, deve essere una questione di civiltà che il primo Consiglio dei Ministri approva, perché la Costituzione lo prevede. Quindi vogliamo semplicemente applicare quello che la Costituzione prevede. Ma su questo chiederete un impegno formale agli alleati? C'è già nel programma di governo. Segretario, in Ucraina l'esercito di Kiev fa progressi importanti contro i russi. Il centrodestra e il governo sosterrà militarmente Kiev? Abbiamo già fatto e continueremo a farlo. L'importante è che la guerra finisca il prima possibile e che le sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i lavoratori italiani. Quindi chiediamo protezione, quindi vogliamo proteggere il popolo ucraino, l'abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre votato qualsiasi norma. Però chiediamo di proteggere anche i lavoratori italiani, perché con questi costi di luce e gas rischiamo una strage di posti di lavoro.